21, benvenuti a un nuovo numero di Replay dallo studio centrale di TV6. Un velo di tristezza questa sera nel nostro studio, dove un narratore di calcio ci ha onorato con la sua presenza per decenni e ci ha lasciato ieri all'età di 80 anni. Parliamo di una delle firme più prestigiose del giornalismo italiano, Federico De Carolis, che ha collaborato con il Messaggero, con la RAI, con il Resto del Carlino, con il Corriere dello Sport, e per tanti anni, visto il suo amore per i colori bianco-azzurri, è stato spesso nostro ospite per raccontare le sue varie esperienze calcistiche. Ovviamente alla famiglia De Carolis vanno le nostre più sentite condoglianze. I funerali si terranno domani pomeriggio alle ore 15 nella chiesa dell'Assunta di Silvi Marina e noi vogliamo ricordarlo così. Intanto salutiamo Federico De Carolis, che è stato a lavorare fino adesso, quindi l'abbiamo giustificato, qualche minuto di ritardo. Stavo scrivendo proprio una cosa per il pescato. Dopo ci dirai quindi cosa stavi scrivendo. Allora, intanto partiamo da un concetto. Tutte le squadre hanno una flessione più o meno in questi mesi, febbraio e marzo. Mazzone era un maestro in queste cose, me le diceva sempre. Me lo diceva anche Ancelotti quando il Milan andava poco bene. E poi tu ami Cagliari? Vabbè, ci sono stato per 3 anni, quindi una mia seconda città. Ah, la seconda città è Bologna, l'altra vabbè, volta ci sono quindi... stato benissimo a Cagliari. quindi sì, cioè, chiaro, era amico di Cellino, era amico di tutti i sardi, di quelli dei colleghi dei giornali. È successo sempre così, prima, all'inizio è successo anche con Galeone. Quindi si spegne e si accende. Cioè, è chiaro che il tifoso va avanti col risultato, poi c'ha una caratteristica, riesce a capire con una sensibilità che io non sono riuscito mai a svelare, quando è l'anno buono e qual è l'anno cattivo, lo riesce, lo vedi sugli spalli come si comporta, come... è qualcosa che non riesce a capirlo, non riesce a svelarlo. Dopo ci sarà il pubblico sempre, io non dimentico mai di calcare la mano su un pubblico che secondo me in queste occasioni diventa eccezionale. In questo tipo di difficoltà il Pescara va ricordato, è lui che è lo storico. Non ho capito ancora chi è lo storico, se sei tu o è Totò. Però... lui è lo storico. Lo so. Lui sa benissimo che il Pescara l'ha sfondato sempre e l'ha sfondato molto bene. Queste partite piacciono perché il Pescara vince. Io sono abituato a considerare la vittoria innanzitutto. Questo non è un campionato per partecipare, questo è un campionato che bisogna vincere. Come tutti, no? Come tutti i campionati, non solo questo di Serie B, voglio dire. No, sì, però il Pescara, limitando il discorso al nostro Pescara, al nostro amato Pescara, il Pescara deve vincere, quindi... A me non interessa poco come vince, a me interessa che vinca. È inutile dire, io riuscivo a fare le polemiche ai tempi di Galeone, tutti quanti stretti intorno a Galeone, io lo criticavo quando perdeva, giustamente, perché pensavo che si potesse fare meglio. Perché ridi? Insieme a Marino mi divertivo poco. Perché? Ci divertivamo più noi con lui. Beh, forse l'abbiamo già detto una volta, la partita a Genova, Genova-Pescara, Federico sul 3-0 è andato a dettare il pezzo. Mi sono incazzato, lo volevo raccontare io. Così. Allora lui va nella sala stampa e si mette a scrivere, finisce il pezzo. Nel frattempo la partita è finita, Marini va di corsa da lui a dirgli: Federico, guarda che è finita 3-1, battere avanti, lui senti tu. Lui era andato a dirgli: guarda che figa, perché mi ha detto avvisa pure Federico. Avvisa Federico. Praticamente non gli ha creduto, ci siamo fermati dopo 2 ore dalla partita e lui ha dato il pezzo al Corriere dello Sport corretto. Confermi Federico? No, siamo lui e lui. È vero quello che c'è aggiunto, cioè me l'hanno detto subito dopo l'ho corretto. Non hai creduto? No, mi sono corretto mentre... Perché sul 3-0 te ne sei andato? Perché sei arrabbiato. Non è che me ne sono andato, sul 3-0 ci mancavano 3 minuti. No, 10 minuti bestemmiando perché il Pescara perdeva 3-0. E me ne sono tornato. No, invece quando
Questo era Federico De Carolis, grazie al collage di trasmissioni tantissime che ha realizzato il nostro Andrea Costantini, che saluto subito in studio. Buonasera Andrea. Buonasera, buonasera. Buonasera anche al nostro regista Maurizio Daguì, a Loris Bennato, e presento subito gli ospiti di questa puntata. Un bentornato a Totò De Leonardis. Buonasera Totò, ben rivisto. Un ben ritrovato alla gente dei calciatori, Dino Zappacorta. Buonasera, buonasera Dino, buonasera ben rivisto. Buonasera. Saluto Luca Pennese, il collega Luca Pennese, buonasera, buonasera a Luca, buonasera. E poi abbiamo il nostro compagno di viaggio Riccardo Clinco, buonasera Riccardo, non buonasera è con noi Francesco Di Francesco per una lieve influenza, ma sarà con noi dalla prossima puntata. Allora, Federico De Carolis ci lascia, tu Antonio De Leonardis ti abbiamo visto proprio poco fa nelle tante battaglie dialettiche che hai avuto con Federico, inutile dire il rapporto che c'era fra di voi, siete stati tra i primissimi a seguire il Pescara della vostra generazione proprio con Nicola Marini e tanti altri, ovviamente è stato ricordato anche a livello nazionale ieri dalla Domenica Sportiva, quindi insomma ha lasciato un segno Federico. Beh sì, è stato, secondo me è stato un grande, cioè la sua carriera è iniziata a Pescara, poi è andato in tutta Italia, cioè lui, io tra l'altro appunto ho cominciato a fare questo mestiere proprio con lui. Quindi lo storico chi era? Tu o Federico? No, io avevo più memoria di lui. Ah. No, però voglio dire, è stato lui praticamente a farmi collaborare col Messaggero, insomma era uno dei miei sogni, eravamo nel 60-68 e quindi voglio dire siamo rimasti più che colleghi, insomma più che amici direi, veramente è stato un rapporto bellissimo, fatto di tanti sketch, perché spesso facevamo pure finta di litigare, nel senso anche in trasmissione, o comunque ci si spotteva, lui è un personaggio unico, tra l'altro insomma ha avuto questa fortuna, poi fortuna, se l'è meritata tutta, lui un periodo ha fatto perfino l'operatore per la Rai, sì, ma anche se sì. Il suo mestiere, lui quando io sono andato al Messaggero praticamente lui era il vice della redazione, non faceva solo il Pescara, faceva la cronaca, la bianca, la nera. Poi è stato inviato per i grandi sì, club. Sì, dopodiché no? dopo ha preso il volo, è passato da Bologna, Verona, prima con Staglio e poi col Corriere dello Sport che rompeva l'estate. Parallele voglio dire, è stato a Cagliari, come a Milano, Torino, soprattutto seguito il calciomercato, seguito le grandi squadre, insomma è stato secondo me uno dei grandi, magari a volte veniva pure sottovalutato, ma bastava leggerlo. Grande penna. Esattamente, era veramente proprio di una persona anche di grande cultura, insomma, i suoi studi classici erano pesanti, ma soprattutto lui, suo padre, aveva fondato l'Oro d'Abruzzo, era stato poeta e scrittore, suo padre, insomma. Federico è stato veramente qualcosa di eccezionale, ma io lo ricordo soprattutto un burbero all'esterno, ma sì, una specie di burbero benefico, sì. Insomma sì. Era particolare, cioè, come accennava prima, di questi battibecchi anche con Galeone, con Tom Rosati, però sempre nella massima stima. Ricordo una volta lui doveva fare intervista a Galeone, stava a Corriere dello Sport, era d'estate dopo la vittoria del campionato, quindi lui telefonava, allora non c'erano i telefonini, telefonava allo stabilimento lì e chiedeva di Galeone, però lui non rispondeva, non veniva, gli diceva no, non c'è, non risponde. Alla quarta telefonata ha detto guarda, fate una cosa, dite a Galeone che andasse, non ripeto la parola, adesso intervisto Trappattoni, ha chiuso il telefono. Comunque ero amicissimo. Noi dobbiamo solo ringraziarlo perché veramente
è stato di una disponibilità incredibile, certo, in ogni momento, non conosceva la parola gelosia, invidia, no, anche verso i colleghi più giovani, e poi era veramente innamorato del Pescara, chiedeva sempre. No, io tra l'altro ti ripeto, ho avuto la fortuna di iniziare con lui e ho avuto l'altra fortuna poi di far iniziare con me il figlio Guido, che adesso l'ho iniziato con me al Messaggero, quindi è stata una catena che ci ha uniti sempre, ma al di là della professione, siamo amici di famiglia e tutto il resto. Ovviamente le condoglianze, ripeto, ai familiari, a Guido, ai tanti parenti, a Paolo De Carlis, a Valerio, certo, a Flavio, cioè, è una grande famiglia di sportivi e di professionisti, e quindi domani riceverà l'ultimo saluto tra tanti tanti amici del calcio e non. Un abbraccio da parte di tutto lo studio, credo, verso Federico De Carlis. Allora, domani torna il campionato di Serie C, si gioca turno infrasettimanale, il Pescara contro il Modena, un altro big match dopo quelli con la Reggiana e a Chiavari con Lentella, e dopo la sporca vittoria sulla Fermana. Vediamo il quadro completo delle partite di domani, in programma alle ore 21, c'è Pescara Modena, c'è un altro big match, Reggiana Ancona ed il Terme impegnato a Grosseto, poi Viterbese Siena, Montevarchi Olbia, Gubbio Carrarese, Cesena Pontedera, Fermana Lucchese, Imolese Pistoiese e Entella Pesaro. Dino, ci sei? Presente, sono ancora un po' amareggiato per Federico, mi dispiace davvero. Vabbè, cambiamo argomento. Non ho coinvolto tutti, ma solo Antonio, perché ci rappresenta. No, vabbè, infatti cambiamo argomento. Volevo solo dire simpatico, allegro, brillante, serio, professionale. Era un camaleonte, insomma, bastava stuzzicarlo un po', partiva in trionfo, e poi mi divertivo con lui, perché famosa frase, tu non capisci niente, ma che te rende costi che parla anche te. Fantastico, è vero. Non so se qualcuno di voi vuole aggiungere qualcosa, giusto per chiudere questa pagina dedicata a Federico, che meriterebbe ore e ore di trasmissione, però anche lui vuole che si parli del Pescara, il suo primo amore. Intanto, per quanto riguarda la primavera, oggi c'è stato il risultato del posticipo, il Pescara di Revese sconfitto dalla capolista Roma per 3-0, e i biancazzurri restano a quota 4 in classifica insieme a Bologna, Sassuolo, Verona e Sampdoria. Prossimo turno sabato a Firenze. Dino, parto da te, dopo coinvolgiamo gli altri. Che mi dici di questa squadra che dopo 9 giornate ancora non convince? Da dove vuoi partire? Da quale aspetto vuoi partire? Se hai qualche dubbio, ti faccio una convince, domanda. Cioè, la domanda è: non convince con l'espressione di gioco, non convince per i risultati? Lo chiedo a te, ti convince? Allora, se si parte dal presupposto che sento dire dal primo di settembre, alla fine del mercato, che abbiamo una squadra che deve ammazzare il campionato, io non sono d'accordo, quindi già lì cioè abbiamo una buona squadra, ma non può ammazzare nessun campionato. Per quanto riguarda l'espressione di gioco, il Pescara, per quanto mi riguarda, ha espresso delle buone prestazioni, semmai a sprazzi. Nella stessa partita è stata capace di fare 20 minuti di ottimo calcio, poi ha fatto 20 minuti di un calcio anonimo e qualche prestazione dove ha giocato da una squadra normale che non deve ammazzare nessun campionato. Il mister, secondo me, non è male, è quello che secondo me ci voleva in una piazza così, dopo gli ultimi anni in cui abbiamo avuto più o meno tutti esordienti, bravissimi ma esordienti, soprattutto dopo tutto ciò che è accaduto l'anno scorso. E quindi non convince. Certo, se guardiamo l'ultima prestazione in casa con la Fermana, che seppur vittoriosi, sono stato il primo io a dire che, insomma, adesso torniamo al solito discorso, belle le squadre di Zeman che poi non vincono, e lasciamo perdere le parentesi Pescara per espressione di gioco, o vogliamo i punti? Allora, se vogliamo i punti, va bene come abbiamo vinto con la Fermana. Io preferisco giocare bene, semmai casomai non perdere, anche perché abbiamo perso la partita con la Reggiana, che abbiamo giocato molto ma molto meglio che con la Fermana. È vero che sono due pesi diversi, la Fermana con la Reggiana, ma io non sono così deluso. Il campionato è lunghissimo, ma allora, è lungo. Partiamo da qualche punto fermo, dal fatto che tu sostieni questa squadra non può ammazzare il campionato, giusto? È una buona squadra, ma non esiste in Lega Pro, veramente io penso che non esiste nel calcio,
ma in Lega Pro soprattutto, che è un campionato veramente complicato, una squadra che è in grado di ammazzare il campionato. Allora, siete è una squadra che può puntare alla promozione? Quello indubbiamente. Su quello indubbiamente, però ammazzare squadra... per me vuol dire fare come la Ternana l'anno scorso, no, non siamo così. Allora, Luca, Riccardo e poi vengo da Totò. Luca. Sono d'accordo, non può ammazzare il campionato perché non ha un rendimento. No, parliamo di organico. Poi parliamo di organico. No, l'ho detto anche una volta, perché non ha una punta da 20 gol, anche se spero che di essere. E poi ha un rendimento dei difensori che non è all'altezza di quello che ci si può aspettare. Una quindi squadra... sei d'accordo con Dino? Sì, sì, sono d'accordo. Non può ammazzare il campionato, l'ho detto anche l'altra volta. Riccardo? Come organico credo sia il più forte del nostro girone, quindi io sono abbastanza deluso della posizione, che non mi aspettavo di questa posizione in classifica, tra l'altro su 9 giornate, per 9 giornate il nostro portiere è stato il migliore in campo, quindi su questo io farei una bella riflessione. È vero che il portiere fa parte degli 11, però il fatto che su 9 giornate per 9 volte il nostro portiere è stato determinante, questo fa un po' pensare. Per quanto riguarda la rosa, abbiamo 3-4 giocatori, di cui 2-3 ne abbiamo ancora visti, che hanno militato per anni in Serie A e sono ancora giocatori a disposizione, che pur con un'età avanzata non hanno mai fatto un minuto. Quindi sostieni che sia la rosa più competitiva? Assolutamente sì. Totò, di che idea hai? Ma te voglio dire, sulla rosa la ritieni sì, ma, tra le migliori? No, la migliore. Tu sai che giudizi di questo tipo, l'ho sempre detto, la dobbiamo vederla, voglio dire, io sulla rosa che è superiore alle altre, perché no, anche perché non le, tutti noi qua in studio, nessuno di noi conosce bene le rose delle altre squadre, perché altrimenti sareste gli scienziati tutti e tre, voglio dire. Per cui credo che questo sia un discorso che non regge, voglio dire. Il problema vero è quello che stiamo vedendo, cioè secondo me è a vedere almeno la squadra come non in rapporto alle altre, ma è competitiva, su questo non ci piove, a mio avviso. C'ha soluzioni in tutti i reparti. Il problema vero è che finora sono passate 9 giornate e questa squadra non ha ancora una vera identità, cioè quel momento in cui tu sei tra le prime 10, hai la difesa peggiore delle prime 10, avendo subito 14 gol, ma già questo dato, se poi dopo hai visto anche le partite, come diceva Puridino, a alti e bassi continui, non c'è stato, oppure come diceva anche il collega Luca. No, lui. Come ti chiami tu? Riccardo. Come Riccardo, il portiere è stato il migliore. Sì, il portiere è stato il migliore. In più ha preso 14 gol. È una squadra, a mio avviso, purtroppo, e credo che l'abbia già detto qualche intervento fa per telefono, che non ha equilibrio, cioè non ha la dimensione della squadra che potrebbe anche ammazzare il campionato, a mio avviso, perché di soluzione ne ha, però noi ancora oggi abbiamo questa fragilità di questa squadra che riesce a fare 10-20 minuti, anche mezz'ora, anche un tempo alla grande, che però poi arriva la fermata e dopo il primo tempo poteva anche stare sotto i 3 gol, che è una cosa incredibile, voglio dire. Quindi io credo che soprattutto il problema vero sia la gestione di questo gruppo, e poi in strada facendo speriamo che possa migliorare, ma questo succede con tutte le squadre. Non dobbiamo ovviamente tirare già le somme dopo 9 partite. Esattamente, no, però tirare le somme di questo momento, a mio avviso, sono negative, voglio dire. Le somme tue come sono? No, ma tu hai detto una cosa giusta, che però stride un po' con i discorsi almeno di chi parla, quando si parla un pochino di calcio, un pochino più seriamente, che non sta a me, ma comunque ci provo. Potevamo prendere 3 gol nei primi, io aggiungerei 25 minuti, nella partita in cui abbiamo giocato a 4 e ci siamo, diciamo, forse coperti un pochino di più. Però rispetto a giocava a 4 a 5, dai. Cioè, Antonio, quella almeno, era una squadra che non aveva senso logico, no, come dico, è stato messo in campo. Voglio dire, molti non hanno capito che non è un problema di modulo. Io credo che non sia semplicemente non può essere un problema di modulo. No, ragazzi, no, il problema è proprio di mi sono espresso male.
sono espressioni. Come ti presenta quelle cose? Le parole di Antonio sono giustissime, non so perché, ma stasera andiamo d'accordo, non so fino a quando. Ma no, detto so questo, no, non forse è questione di rispetto d'anzianità, ma detto allora dicevo, il modulo di Auteri è 3-4-3, okay, ed è ovviamente un modulo spregiudicato, dove si può veramente prendere dei gol, ma bisogna farne tanti, quindi il problema finora del Pescara, giustamente Sabato, detto, abbiamo preso tanti gol, ma non ne abbiamo fatti tanti. Okay. Nella partita con la Fermana, stranamente conoscendo Gaetano da tanto tempo, ha rimescolato un po', ma sulla carta era una squadra un pochino più difensiva, almeno rispetto al modulo, poi lasciamo perdere come sono andati in campo o quello che hanno espresso in campo. Ma la realtà è che dopo 25 minuti, per la prima volta noi, i primi 20 minuti di solito abbiamo sempre giocato bene. Con la Fermana abbiamo giocato male. Con quale modulo ha giocato il Pescara? Com'è? Con quale modulo ha giocato il Pescara? Il Pescara, per quanto mi riguarda, da quel che poco che ci ho capito, 4-2-3-1, che poi è diventato un 4-4-2, e poi in campo le situazioni cambiano. Cioè, il conto è come si mette la squadra in campo, e un conto è come poi ci si ritrova a giocare in base all'avversario. Sai cosa ha detto Auteri però? A fine partita ha detto che abbiamo giocato con il 4-3-3. 4-3-3. Allora, 4-3-3. Chi lo stabilisce il 4-3-3? No, però il presidente l'ha detto l'allenatore. No, aspetta. Nel senso che in mezzo al campo, come si fa a delineare? Subito dopo il presidente ha detto no, 4-2-3-1. Presidente? La stessa intervista. Però, se l'allenatore dice no, vabbè, ma l'abbiamo visto. Poi... No, ma dobbiamo non fidarci di quello che ci dice lui, se non gli è riuscito. Ma giocando con due Enrico, punti centrali non era un 4-3-3, assolutamente. Giocando con due punti il centrali, posso, scusa, se, visto che non parlo da tanto di tanti mesi. Cioè, comunque non è una questione di modulo, il concetto è che per la prima volta che forse eravamo un po' più coperti, prima di 10 minuti potevano stare. Questo è un discorso giusto. Totò? No, il problema era che una squadra improvvisata non è il modulo, cioè, non l'hanno nemmeno capito i giocatori, voglio dire, questo è il problema mio. A parte tutto, voglio dire, era un 4-2-3-1. In questo 4-2-3-1 Pompetti, che è il giocatore di maggiore qualità che abbiamo, faceva il mediano. Memusciai, che era quello che dovrebbe correre, faceva all'appoggio alle punte, voglio dire, era una squadra improvvisata che non poteva dare nessuna garanzia, perché quello a me è l'impressione. E infatti che domani tornerà al 3-4-3, perché poi probabilmente ha caratterizzato un po' la sua carriera. Ma non, non può essere un problema di modulo, voglio dire. Come un 4-2-3-1 fatto bene potrebbe essere una soluzione. Prova alla vigilia, saranno delle sorprese. Allora, intanto sentiamo Auteri cosa dice a proposito dei moduli. Chi questo? Auteri. Allora, perché... Ma loro devono stare tranquilli, perché di tempo ce n'è tanto, perché lo ripeto, questa è una squadra forte, al di là delle prestazioni di qualcuno che possono essere magari oggi sottotono, ma la cosa importante di cui ci dobbiamo rendere conto è che le partite sono tutte sofferte, questa, per le, questa squadra per le caratteristiche dei giocatori che ha e per la rosa così come assortita può giocare in tanti modi, si possono fare tante cose, ma credetemi, non è il modulo. Noi abbiamo un piccolo problema di cui parliamo, che siamo un po' ripetitivi nel prendere i gol, ma poi ne creiamo anche tante di occasioni. Mister, ma per lei effettivamente quanto è preoccupato di questa difesa che zero. Voi siete più preoccupati di me, perché scrivete che il modulo di gioco quello e quell'altro, poco, perché però ho detto vinceremo anche le partite 1-0 e saranno tutte partite sofferte, poi se saremo bravi in tante di queste partite a fare il 2-0 e a non subire, quindi non rimettere in discussione il risultato, potranno finire anche con risultati. Non sono preoccupato, perché non c'è una carenza strutturale. Intanto vado da Andrea Costantini, perché prima, Andrea, non ti ho chiesto le notizie della giornata, posticipi e roba varia, perché sì, l'abbiamo dedicata l'apertura a Federico. Dici qualcosa, poi commentiamo le parole di Auteri. Proprio ora in Serie A, Venezia in vantaggio sulla Fiorentina, rete di Aramu, sugli sviluppi di una classificazione di rimessa. Si gioca anche in Serie C, Girone A, il posticipo tra Renate e Provercelli, vantaggio doppio, fulmineo della Provercelli con l'ex biancazzurro Bunino e con Comi. Dunque Renate 0, Provercelli 2, anche se c'è un check del VAR sul gol del Venezia in questo dopo, momento. Nel prossimo intervento ci dai qualche novità sugli allenatori. Allora Riccardo, ripartiamo da te, perché Auteri dice non è questione di moduli, non sono preoccupato per i gol che subiamo, non è un problema strutturale. Ma questo lo dice lui. Io ti dico, per quello che vedo allo stadio, vedo una squadra completamente disattenta
Abbiamo fatto la prima, quasi tutto il primo tempo, dove la Fermana sembrava il Brasile anni 70, aveva anche la stessa maglia, non ci ha fatto toccare un pallone. Abbiamo regalato tre palle e veramente gliele abbiamo messe lì per segnare. Quindi dimostrando un approccio alla partita fallimentare. Dobbiamo veramente ringraziare il portiere che ha fatto dei miracoli. Poi la partita, essendo un blasone noi diverso da loro, l'abbiamo un po' raddrizzata, abbiamo trovato anche con degli episodi un gol, però devo dire che abbiamo veramente ballato in una maniera veramente disarmante. Infatti in tribuna ci guardavamo in faccia, non avevamo ancora capito veramente, forse il nostro allenatore non ha capito l'importanza che ha questa stagione per il Pescara, perché lui dice che non è preoccupato, io invece ti garantisco che sono molto preoccupato, non lo ero all'inizio e adesso lo, al di là di che sono pienamente d'accordo con quello che dice Dino sul fatto che giochiamo 20 minuti sì, 20 minuti forse no. Forse però Dino non è d'accordo con quello che dici tu. No, solo sul fatto che Auteri è ben consapevole della stagione che deve fare il Pescara. Ecco, questo è importante, perché dalle sue parole non mi sembra. Ti dirò di più, prego. Perché lui non è che viene da una squadra, lui viene esternato dal Bari. Esatto, infatti il Bari quest'anno è il primo in classifica, anche lui deve sei punti di stacco sulla seconda. È passato da una Ferrari a una Lamborghini per la Lega Pro, quindi lo sa benissimo. Volevo solo, ecco, la Ferrari è da perché sbattere, lo so per certo. La Ferrari è sbattuto, però, cioè, io capisco che è amico tuo, però col Bari ha fatto la stagione. Infatti il Bari è primo con sei punti sulla seconda. Ecco, è gestione Auteri, so, questa è la realtà della classifica. Amico, amico. No, amico dico di amico per dirti. No, nel senso hai detto tu che dicendo, sei suo amico. Come tu hai detto, forse non è consapevole. No, no, lui è consapevole, ve lo dico per certo. E allora che si dia una svegliata, dice, sei consapevole, perché insomma. Non sei nemmeno consapevole. Lui ha detto, forse non è consapevole della stagione che deve fare. Che deve pescare, fare bene. Cioè, però ma lui quando dice che è preoccupato zero, mi preoccupa. Cioè, io se fossi allenatore sarei preoccupato di vedere la mia squadra subire costantemente gol. Contro in un percorso nei primi due mesi di campionato nel quale il Pescara ha affrontato squadre tra virgolette scarse, tranne Entella e Reggiana, perché domenica abbiamo, sabato abbiamo giocato contro la Fermana che aveva 5 punti e nel primo tempo, se a portieri invertiti, vinceva 3-0, perché se Ginestra stava in porta al Pescara e Di Gennaro, che è il migliore costantemente in casa biancazzurra, sarebbe stato un dramma. Perché si crea questa problematica con una rosa, ecco, non diciamo che deve ammazzare il campionato, però è una rosa competitiva, un allenatore navigato ed esperto, diciamo anche che la stagione è riniziata in un clima di fiducia da parte dell'ambiente, perché squadra nuova, allenatore nuovo, è giusto che si dia fiducia. E allora queste problematiche di chi sono figlie? Soltanto di una confusione tattica, ma la non aggiornata dopo il lavoro estivo si dovrebbe già chiarire un po' il tutto. Non vorremmo che passano le giornate e il problema non si risolve come è avvenuto negli anni precedenti. Beh, io ho dei dubbi che si possa risolvere, perché a meno in cui l'allenatore dice che non è, il modo non è un problema, sta dicendo una bugia dal suo punto di vista, perché cerchiamo di ricordarcelo, cioè quando è stato preso, è stato presentato immediatamente con questo, il Pescara avrebbe avuto il calcio di Auteri, cioè il calcio di Auteri che è fatto di 3-4-3. A conferma di questa convinzione, lui non ha mai cambiato, cioè ha iniziato con questo benedetto modulo, che è un modulo fantastico, cioè non è questione di Bimbo, però per lui evidentemente era una questione di modulo, nel senso che lui nel momento in cui è arrivato, in cui ha impostato anche la campagna acquisti cercando degli elementi adatti al suo calcio, perché io ho sentito parlare per mesi di questo calcio di Auteri come se fosse il calcio di Guardiola, di Zeman, di Galeone o via dicendo. Il calcio di Auteri c'era dentro l'orecchio da tutte da luglio. Sì, però voglio dire, presentarle come il calcio di Auteri, voglio dire, dopodiché lui ti dice che il modulo non è importante, voglio dire, fatemi capire che cosa dobbiamo pensare, voglio dire. Io secondo me appunto il problema è stato proprio questo, questa rigidità con cui ha impostato la squadra. Che e secondo te perché è cambiato sabato? Ma non lo so, probabilmente per dimostrare che magari non era un problema di modulo, secondo Dino? Me. No, sono d'accordo ma a metà, perché Auteri in 9 partite, 4 volte incluse, quindi 3 più 1 in corsa, si è messo a 4, ha fatto il 4-3, quindi non è che
parliamo di un Somaro che guarda solo dritto, cioè in corsa ha cambiato e è stato anche fortunato, perché poi cambiando, diciamo che cambiando aveva avuto dei risultati sì, positivi, però in corsa ha cambiato, quindi non è che allora un Zeman non cambierebbe mai, ecco, lui ha cambiato in corsa domenica, scusa, sabato scorso ha cambiato radicalmente all'inizio, cioè quindi non è che proprio è uno che dice no quello è e quello rimarrà, no. Certamente sono d'accordo sempre con Totò, per il momento non è ancora ben chiaro se è meglio 3-4-3 o un 4-3-3, ma poi dipende anche molto dagli infortuni, dalle squalifiche, cioè ci sono tante variabili, sicuramente un 4-2-3-1 non c'entra nulla, secondo me. No, dipende pure dal fatto che in 9 partite abbia fatto 9 formazioni diverse, dipenderà anche, pure quello. Totò, però le famose tutti sanzioni che dici tu sono arrivate in corsa d'opera, ma voglio dire... Ma noi siamo dei nostalgici del calcio, Totò, ma tutti cambiano, se andate a vedere le formazioni, sì, cambiano tutti. Sì, sì, no, dai, la formazione del Modena di sabato scorso, che ha battuto, sì, vedrete che questa volta sarà cambiata. E non è una questione di 3 partite in una settimana, è che proprio si cerca di far girare la rosa. Ma non esiste più Pironi Mottamosti, ma che mi dici? Dai, che deve fare la Coppa dei Campioni? Ma di che stiamo a parlare? No, io sono d'accordo con te. Una volta a settimana deve cambiare che cosa? Io sono d'accordo con te, però io ti faccio il caso di tutti e poi dire il contrario. No, aspetta. Con tutti, però io sono d'accordo. Io sono d'accordo che tutto questo turnover non serve, perché non è che facciamo la Coppa Italia, Champions League. Certo. Però ormai è usuale far così, ma non noi, un po' sì, tutti. Ho capito tutti, ma io a me interessa il Pescara, io ti sto dicendo secondo me. Il Pescara. La cosa, cioè adesso io la partita in City è il migliore in campo, la partita dopo non gioca. Che turnover è? La stessa cosa riguarda per l'attaccante, Clemenza, per De Marco, per quell'altro. Non ha senso. La gestione, ripeto, questa gestione, io secondo me all'inizio. Non facciamo guai... passare dirò come il difensore d'ufficio di il suo amico. No, cioè, Sono stato anch'io a dire hai preso tantissimi gol. Io credo che proprio i problemi anche difensivi che ha questa squadra, che ha preso 14 gol, insomma, che era assurdo. Siamo d'accordo. Dipendono anche da questo. Il problema è che non ne abbiamo fatti 15. Dal fatto, dall'incapacità di saper gestire una squadra. La squadra diciamo titolare su cui impostare poi i cambi che dici tu, ma non per dare il turnover. Che senso ha il turnover quando giochi una volta a settimana? Noi abbiamo un giocatore secondo me che lì dietro è veramente diventato imprescindibile, si chiama Drugi. Non sono in grado di farlo, sono 2 partite, domani sarà la terza, che dietro si traballa la grande. Col 3-4-3 siamo andati spessissimo in inferiorità numerica sulle ripartenze loro, questo è se hai visto le partite. Con 4 difensori siamo sicuramente più coperti, però se i 4 difensori commettono delle ingenuità, ha preso 3 palle gol la Fermana a 4, sì, difendeva, ma perché hanno commesso. Il problema è come lo, c'ha ragione quando dice come lo applichi, il problema è anche come lo spieghi, anche come farli rendere, esatto, in questo modo. Gli esterni, il 3-4-3 storico, cioè, la storia adesso la sta facendo, però chi ci la Taranta con Gasperini, no? Tutti questi numeri 3-4-3, sì, 4-3-3. No, vabbè, è chiaro che chi ci ascolta dice magari stanno giocando all'otto, al bingo, però dire, e concludo, tattici. Il 3-4-3 più famoso adesso negli ultimi 5 anni è quello di Gasperini. Quando ti viene a mancare Deborah e cose, si fa fatica anche lui, gli esterni nel 3-4-3 sono fondamentali. Però nelle prime partite gli esterni, che erano Zappella e Nzita, avevano suscitato delle buone impressioni fornendo dei gol, credo un paio di gol in Zita, qualcuno anche Zappella, poi sono scomparsi. Io domenica, sabato non li ho visti, forse l'errore che potrebbe aver commesso inconsciamente è dire vabbè la Fermana ce li mangiamo, certo, a me mi interessa il Modena, no. E non è andata così, questo è poco ma sicuro, domani ci saranno dei rientri. Allora, andiamo in pubblicità, poi Andrea ci darà le ultime notizie sulla formazione, perché tu parlavi prima, Luca, di Zappella e Nzita, dovrebbero giocare dall'inizio, ma ci dirà tutto Andrea Costantini dopo il primo blocco pubblicitario, a tra poco. A Montesilvano, Notti d'Oro raddoppia la superficie, aprendo di fronte un nuovo store di oltre 1000 metri dedicato esclusivamente al riposo.
materassi dei migliori brand internazionali quali Dorelan, Simmons, Dorsal, Manifattura Falomo. Inoltre troverete oltre 45 tipologie di letti imbottiti dei migliori produttori italiani quali Bontempi, Noctis, Samoa, Le Comfort e Nicoletti. Nel nuovo store potrete vedere e provare 45 tipologie di materassi, dove sarà impossibile non trovare il materasso più adatto alle vostre esigenze. Notti d'Oro, Corso Umberto I 310, Monte Silvano. Da Notti d'Oro conviene. Parlare con i tuoi amici, sentire il suono delle loro risate e in lontananza il rumore del mare. Ascoltare i consigli di chi condivide la tua passione, il tuo lavoro. Rispondere con sicurezza ai loro dubbi. Tutto questo è più vicino di quanto pensi, perché i professionisti dell'Udito Maico sapranno guidarti verso la soluzione più adatta per il tuo benessere. Da più di 60 anni facciamo del nostro meglio per farti sentire bene. Ritrovare il piacere di ascoltare è semplice. E tu cosa aspetti? DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ora 21:42 minuti, allora Andrea Costantini, vabbè, sui posticipi ci sono notizie, novità? Non ci sono aggiornamenti, intervallo Venezia 1 Fiorentina 0, poi gol convalidato ad Aramu, a vantaggio della Provercelli sul campo del Renate 2-0, qui si sta ancora giocando il primo tempo. A livello di panchine? Sì, di allenatori, c'è stato l'esonero in
a partita finita in pratica di Massimo Rastelli da tecnico del Pordenone, al suo posto un ritorno, quello di Bruno Tedino, tra le altre cose ex allenatore del Teramo, per lui contratto fino a giugno 2022 con opzione per un rinnovo pluriennale. Salta anche la panchina nel girone C di Serie C della Juve Stabia, non c'è più Walter Novellino, esonerato, al suo posto per ora il suo vice Edoardo Imbimbo, che debutterà nella trasferta di Monopoli di dopodomani. Allora, dove eravamo rimasti, Riccardo? Che Riccardo non capiva niente di calcio, ricordi? Ah, no, scusa. Riccardo. No, siamo fortunati che c'è Dino Zampacore che capisce tanto. Ma per questo mi avete chiamato. Infatti, hai chiamato per questo. Di... Oh, no, questo è vero. Eravamo rimasti sulle difficoltà che ha questa squadra, che parlavamo tra la difesa tra 3 e 4, che comunque alla fine sempre disattenzioni sono. Sì, però adesso, ripeto, i numeri, come dice Totò, lasciamoli da parte per chi ci segue da casa. Cosa si deve migliorare? Perché ci sono delle... L'attenzione. Cos'è l'attenzione? L'attenzione vuol dire che quando fai una giocata devi pensare, perché non bastano i piedi per giocare a pallone, devi avere anche il cervello e la testa. Questa squadra è una squadra per il momento che sta dimostrando non attenzione al gioco. Cioè l'attenzione vuol dire non puoi regalare 3 palle, puoi dargli la palla agli avversari. Quello che è prima successo. Di tutto questo, non è opportuno dare un'identità alla squadra, cioè capire. Sì, ma tu quale ossatura contare. Tu sai meglio di me che vittoria porta entusiasmo, però quando ci sono delle partite difficili, l'attenzione va prestata appunto per migliorare e arrivare alla vittoria. Nel senso che comunque noi abbiamo vinto contro la Fermana e questa è stata una grande cosa, perché abbiamo rischiato questa partita di non vincerla. Abbiamo vinto e questo sarà una bella spinta per la partita di martedì. Ma ogni partita perdiamo troppi palloni, sbagliamo troppe palle facili. Cioè non ma errori tecnici li commettono un po' tutti, perché ricordiamo che stiamo parlando del campione di Serie C. Quindi ho capito, però quando tu sbagli delle cose abbastanza banali, ti preoccupi. Ecco, Dino, tu conosci bene Gaetano Teri da tanti anni. Suo amico. E quest'anno la rosa è stata avallata anche da lui, col nuovo DS Matteassi, sono arrivati i giocatori che dovrebbero essere funzionali, no, per il suo modo di pensare calcio. Che tipo di difficoltà sta incontrando, secondo il tuo punto di vista? I giocatori che sono stati presi funzionali per il... Forse per la prima volta dopo un po' di anni è stata fatta una squadra in funzione di un modulo di gioco, giustamente. Ci sono delle difficoltà nella Pescara Calcio che sono figlie di situazioni che si sono generate durante queste nuove partite, ma io non la vedo così tragica come forse la vede Riccardo. Nessuno la vede in maniera tragica, non ci mancherebbe. Sicuramente, se all'inizio... Io il primo tempo l'ho visto tragico, scusami. No, ma non parlo della Fermana, io parlo in generale. Però io dico, se le aspettative erano, l'ho detto all'inizio, che noi ammazziamo il campionato... No, le aspettative erano di vincere il campionato, perché lo hanno dichiarato. Ma io, Enrico, tu sai che sento, no? Vivo la città. Vince. Tutti quanti stanno, tenendo uno squadrone. Lascia perdere la voce del popolo. La voce del popolo è quella che poi rimbalza, va alla stampa. A dire che questo campionato bisogna vincerlo, altrimenti... Ma su questo io credo che siamo, non solo noi, ma tutti consapevoli. A partire dal presidente. Anche per la rosa composta, Certo, certo. Noi abbiamo... Allora, se ci sono tutte le premesse... Perché non si riesce ad essere competitivi per quello che si è pensato? Perché secondo me si sta ancora cercando di avere un tipo di gioco e portarlo avanti fino alla fine del campionato. Sicuramente ci sono un po' di dubbi, ci sono, ma sicuramente ce l'avrà anche l'allenatore. Però ripeto, il dubbio potrebbe essere dal giocare a 3, un 3-4-3 o un 4-3-3. Dice non parlare di numeri, ma questo è... Torniamo al discorso che dipende dal modulo. Secondo me il modulo in una squadra, abbiamo detto adesso che è stata fatta una campagna acquisti su un modulo di un allenatore, quindi quando il mister dice non è una questione di modulo, secondo me voleva dire qualcos'altro ma non l'ha detto. Forse voleva dire quello che ha detto Riccardo: se prendiamo un'imbarcata che prendi palla a centrocampo o dentro l'area arriva un cross e siamo a dormire, forse voleva dire questo, ma sai, non è che il mister potrebbe dire una cosa così. Però forse non è stato costruito proprio per quel tipo di gioco, perché io per tutta l'estate ho letto che servivano 2 centrocampisti centrali con determinate caratteristiche e mi sembra che quelli che sono arrivati non c'erano, perché si parlavano di due. Rizzo era il Rizzo che è l'unico, cercava. Però poi dopo c'è Rizzo, intanto non ha giocato ultimamente, ma c'è
Pompetti che non ha quelle caratteristiche, Mushai che non so che caratteristiche abbia, Diambò che è un ragazzo e forse non ha quelle caratteristiche, quindi credo che anche lì ci sia qualcosa da rivedere, credo che forse l'abbia anche un po' subito questo mercato, Terry, no? Perché i due mediani forti fisicamente davanti alla difesa non ci sono in questo momento. Non dimentichiamo il mercato, non credo, perché, no, però, allora, perché no, quando poi non le cose sono... vanno male si comincia a dire la rosa. Però Diambò ad esempio ha fatto un primo tempo disarmante. Diambò ha fatto un primo tempo che non ci ha capito niente, non è riuscito a fare un passaggio. Un ragazzo del 2001, no, che è la prima esperienza tra i professionisti. Ma non è vero, perché la settimana prima non aveva giocato male Diambò. Cioè invece ha riaffrontato una seconda partita e questo che io sono preoccupato, perché un giocatore Diambò, la prima partita che ha fatto, non ha giocato male, è entrato in campo in questa partita con la Fermana e Tredi mi ha fatto un primo tempo disarmante, non ci ha capito niente. Diambò, e queste sono le cose che è un buon giocatore che viene da un settore giovanile, giustamente va messo in campo perché secondo me è un buon giocatore. È un giocatore giovane. Diambò sabato ha rischiato di farci giocare in 10 un'altra volta. Esatto. Ha fatto un intervento da Kung Fu. Io poi ci ho parlato perché è simpaticissimo il ragazzo. E lui mi ha detto: ma io non l'ho mica toccato. Lui non si rende conto che a volte, anche senza toccarlo, l'arbitro lo poteva benissimo cacciare. È vero, non l'ha toccato. Quello ha fatto solo scena. Non l'ha toccato. Ma io gli ho detto: ascolta, cioè, non è che solo perché tu lo tocchi ti caccio, ti spulisci l'intenzione. Ma questo perché è un ragazzino, se me lo fa ma Mushai, certo la cosa è diversa. Ma per rispondere a Luca, no? Noi abbiamo un giocatore che secondo me, insomma, voglio dire, nell'avventura di Pescara è stato sfortunato, sarà per tantissimi motivi, che per un motivo o per l'altro è ancora qui a Pescara. E per la caratura del calciatore, che poi non ha neanche 60 anni e tutto quanto, è un po' ai margini, parlo di Valdifiori. E questo ha bloccato un po' per rispondere a Luca, e mi fermo solo qua. Beh, ma non solo Valdifiori, cioè, ha bloccato un po', tutti la pietra, cioè, allora, Valdifiori ripeto, secondo me è un buon giocatore, ma a Pescara purtroppo, insomma, non è andato come doveva andare insieme a tutti gli altri l'anno scorso. Vuoi dirci che il problema è Valdifiori? No, assolutamente, lui è un ragazzo splendido. Il problema è che forse con l'uscita di Valdifiori sarebbero stati presi altri due centrocampisti. No? Potevano uscire anche Memusciai, che ha un bello stipendio pesante. Memusciai hanno pensato che Memusciai non è pesante nulla, non parlate a bambara. Memusciai forse era pesante, adesso non lo è. E quindi è stato rivisto il contratto, si è messo a disposizione. La società ha preso una decisione di puntare su Memusciai, gli altri ha tolti tutti. Cioè, d'altronde chi comanda deve prendere delle decisioni, no? Adesso giuste o sbagliate che siano, ci può piacere o non ci può piacere, ma comunque ripeto, con l'uscita forse di Riccardo Valdifiori, che a livello economico non è che proprio costa due bruscolini, forse ci saremmo potuti permettere di prendere un altro centrocampista. Quindi ti chiedo, non era più opportuno tenere Busellato, De Sena? Busellato è stato sostituito da Rizzo. Busellato voleva andar via, ve lo dico per certo. Non voleva andare via da Pescara, perché non vorrei che chi ascolta capisse male. Allora, Busellato non è che aveva qualcosa contro il Pescara o voleva andare via da Pescara. Lui si riteneva un giocatore di serie B. Dice: io voglio rimanere in B. Che poi nessuno l'ha preso per tanti motivi e si ritrova a giocare nella stessa categoria nostra nell'altro girone, e quello poi sono gli eventi. Però le versioni sono un po' diverse. Allora devi essere abile tu, a fare una gestione diversa, perché che tu mi dica che un giocatore lascia stare Busellato, un altro nome, voglia rimanere in categoria e non ci rimane e mi va a giocare in una concorrente, c'è qualcosa da rivedere nella gestione. Cioè, queste scelte non possono essere figlie dei problemi nello spogliatoio avuti lo scorso anno? Potrebbe anche essere, però quando si resetta, e quest'anno mi sembra, insomma, il 90% hanno resettato. Max Busellato ha dato dei segni evidenti nel gruppo a Palena e anche oltre, che voleva andare via. Come si fa a dare dei segni evidenti? Allenamento alle 10, arrivo alle 11, 5 giri di campo ne fa 3, 10 addominali ne fa 2, questo per far capire a chi ci ascolta, e poi dici: ma io me ne voglio andare. Quindi non puoi tenere a dispetto dei santi, o no, Totò? Sono delle ombre che poi restano. Guarda, io questa storia dei moduli, delle cose, io continuo a ripetere quello che sostengo oramai anche da... Perché la squadra che noi abbiamo visto le prime due giornate, è una squadra che ci ha, secondo me,
mi ha entusiasmato proprio perché a vederla è la prima volta che la vedevi, eccetera. Quindi i problemi sono venuti dopo, ma non è una questione di spogliatoio, è una questione di gestione. Cioè, una squadra. No, quest'anno problemi di spogliatoio non ci sono. Esattamente. La squadra viene costruita e se ti convince tu cerchi di. L'anno di Zeman era partito con Togni centrale al posto e poi è entrato Verratti. E in corso d'opera ha messo Bocchetti terzino che era più bloccato perché prendeva troppi gol. Piccoli ritocchi di una squadra costruita in quel modo. L'anno di Oddo, come stai con la squadra? Era quella, c'era all'inizio, giocava con due punte, con Cocco e la Padula, poi ha capito che doveva cambiare, ha giocato con una punta sola, ma la squadra era quella. Noi abbiamo visto 9 partite, 9 difese diverse, attacchi diversi, solo il centrocampo perché non c'ha grandi alternative. Non solo. E Pompetti, che è il giocatore che veramente sei fuori categoria, voglio dire. Bene. Io sono rimasto basito per Roma. No, dopo... Pompetti no. Pompetti è un grandissimo giocatore. Tutti d'accordo. Ce ne siamo accorti adesso. Perché certo, Pompetti sono 3 anni che non gioca. Ce ne siamo accorti adesso? No, vogliamo parlare di calcio. Ho capito, ma è già cioè, il calcio che vuol dire che si è accorto. Cioè, capisce niente nessuno di calcio. Se Pompetti adesso sta nella Pescara Calcio, non è che sta in una squadra, no? Ed è diventato un perno importante. L'anno scorso la Turris non giocava mai. Allora che devo pensare? La Cavese. Scusami, alla Cavese, stavo pensando a pallone. Cioè, non giocava mai, non facevo, cioè, pochissimo. Sì, però non andare fuori qui, tema. Non quelli che hanno giocato nelle altre piazze. Commentiamo Pompetti quest'anno perché sta giocando a Pescara. Ragazzi, Pompetti deve essere un titolare qua. Ok. Lo sta facendo perché lo mettono in campo. Io voglio arrivare a qualcosa un po' più pesante da dire. Diccelo. Poi, che ai ragazzi bisogna dar fiducia. E Gaudeo Neuteri ha dato fiducia a Pompetti. Allora Pompetti lo sta ricambiando nel campo. Se come non confermi gli stessi giocatori, che fiducia gli dai? Se cambi sempre non dai fiducia. Attenzione che Pompetti è stato infortunato, l'avrebbe sempre giocato. Su Pompetti, parliamo in generale. Certo. Pompetti ha avuto fiducia perché se l'è meritata. Ma per far vedere se Pompetti è bravo lo devi mettere in campo. E lui ce l'ha messo, poi abbiamo visto che è bravo e sta salendo. Ma dai, se fa un discorso al Cippo, dai. Stiamo parlando, io ti sto dicendo. Ce la pensi tu? No, che il dirigente mi sta capendo cosa voglio dire. Però sull'italiano ce l'abbiamo a fare un carizzo. No, quindi è molto più pesante quello che sto dicendo. Ma che stai dicendo? No, non l'abbiamo capito perché. Io sto dicendo che i ragazzi vanno fatti giocare. Benissimo, allora che c'entra? Per quello stai facendo un discorso a Cippo, perché io sto parlando di Pompetti che in questo Pescara è il giocatore più importante. Non ci siamo d'accordo, ma siamo d'accordo di chi sta a parlare allora di quando giocava la Cavese. Ma che cavolo dici, Nino? Dai, su, che c'è mai? Mi abbiano ascoltato, ma non ti hanno capito. Senti, ma se uno c'ha una donna spettacolare, una moglie spettacolare, poi la dico così, la sembra mai ieri, ma sta sempre dentro la casa. Chi può dire la moglie di quello è bellissima? Nessuno. Se Pompetti, Cavatiano Terno, lo metti in mezzo al campo e gli dici gioca a pallone la domenica dopo, gioca a pallone, noi diciamo cavolo è bravo Pompetti, gioca a pallone, vai che è bravo Pompetti, quello che non è stato fatto dagli altri allenatori per 3 anni di fila a Pompetti. Questo ma che c'entra con Pescara? Che cosa fai? Che ragionamento si fa? Ma che cosa c'entra? Non sto parlando. No, non ma tu stai parlando di cosa Cippo? Te lo ripeto una volta, il Cippo è un po' nel gergo. Di chiarezza. Parliamo di Pompetti, tu hai detto Pompetti è stato sempre bravo, ma non ha giocato a Pescara. No, ma io interpreto che era bravo, lo si sapeva. Lui dice è stato bravo Auteri a fare giocare Pompetti che l'anno scorso non giocava. Questo vuoi dire? Ma che senso ha? Invece è stato costretto a farlo giocare perché non c'erano alternative. Ma che sì, però non c'erano alternative. Lui dice non che c'era, Diambor infortunato, erano rimasti Memusce e Pompetti. Hanno giocato loro due all'inizio. Poi ha dimostrato sul campo il suo valore, giustamente è stata confermata. Quindi tu mi confermi, in pratica stai dicendo che Pompetti non sarebbe stato messo nell'undici titolare a questo voce è vero, ferma. Questo è vero. Questo sto dicendo, questo però non c'entra solo il Pescara, sto facendo un discorso a 360. Questo è un altro discorso. È andata alla Sampdoria e non lo facevano giocare. L'Inter ovviamente non ci può giocare. Va alla Cavese, mo, non me ne vogliono gli amici di Cavese di Reno. La Cavese non è il Pescara. E non gioca, arriva a Pescara che è per la C una piazza tipo Juve. È merito di Auteri che lo ha valorizzato. Dimostrare quanto è bravo. Abbiamo un altro ragazzo, ma si è fatto male, Chiarella,
lo mette in campo e dimostra quanto è bravo. Abbiamo Giambò, lo fai giocare sì. almeno 5 partite, se fai il somaro per 5 partite certo, dici, va bene, allora, questa è la regola. Allora praticamente quello che è Auteri, Talent Scout, dobbiamo finire Totò, scusami Talent Scout, facciamo finire assolutamente Totò. No, se posso finire Totò, finisci tu dopo perché cioè io il discorso che ripeto è che le squadre si fanno tutte le serie A, B, C, dove ti pare, si fanno le squadre, si costruiscono le squadre. Non si fa questo turbione che sta facendo questo qua, ma è la cosa da matti. Ma questa cosa di cambiare l'attacco, la difesa, di cambiare Cancellotti, un giorno gioca terzino a 3 e una volta gioca la difesa a 3. Cioè fargli le cose, la gestione di questa squadra è sbagliata, perché inizialmente come l'ha costruita, a mio avviso era una squadra bellissima, perché credo che le prime partite del Pescara siano state eccezionali. Di là si è preso un gol, si era sbagliati 4. Vuol dire, ci dà l'impressione che ti dava le squadre che abbiamo visto vincere, cioè ripeto, quella di Zema, quella di Galeone, quella di Oddo, anche di Tom Rosati. Vuol dire, sono squadre. Ma è stato tu a dire che abbiamo troppi gol. Tu dicevi che abbiamo preso troppi gol, giustamente. Ti sto dicendo perché? Perché la squadra non è compatta, perché cambia sempre la formazione, viene sempre stravolta, non che la cambi, viene stravolta. È inutile che dici che poi è un problema di... Il modulo non c'entra un tubo, perché le squadre vincono con qualsiasi modulo o perdono con qualsiasi modulo. La storia giocando in Zemo, ovviamente, i meccanismi nascono. Si sincronizzano meglio. Soprattutto all'inizio, nascono facendo giocare la squadra in un certo modo quella squadra. Riccardo, adesso vengo da te Andrea. Riccardo, sono d'accordo con Totò al 100%. È una squadra, le prime partite aveva dato anche l'impressione di avere un gioco, e piano piano l'abbiamo anche con personalità bravissimo, hai trovato il termine esatto, con personalità, questa personalità che piano piano stiamo perdendo, che però ogni tanto per 20 minuti prendiamo il pallino del gioco e ci sono dei momenti. Ho chiesto cosa è potuto succedere, questa parabola discendente. Io credo che sia stata proprio queste cose. La partita, non so se era a Montevarchi, stai vincendo 1-0, alla fine del primo tempo fa 3 cambi, togli il tridente d'attacco Carrara. Che c'entrava? Che senso ha? Vuol dire, poi secondo me è una cosa normale quello che fa. La gestione della squadra, io questo contesto, non come tecnico, la gestione non mi piace, e secondo me i problemi che sta avendo la squadra, non avere questa continuità a prendere sempre gol. Se tu con la fermata, insomma, l'hai detto pure tu, dopo 20 minuti potevi perdere 3-0, ci sarà un motivo proprio di intesa. Stiamo trovando un'intesa di intesa, pensieri, sì. non c'è questo, capito? Il problema fatto, noi, cioè, la squadra ha fatto, è regredita rispetto all'inizio, e questo è che mi preoccupa. La prima volta che cambia modulo, Andrea Costantini. Dico questo elemento, che le cose sono peggiorate quando Auteri ha avuto quasi l'intera rosa a disposizione, perché ricordiamo che le prime formazioni sono nate con Iannes indisponibile, Ingrosso indisponibile, Rizzo non c'era, Diambò era infortunato, e quella squadra che aveva inquadrato già dalla Coppa Italia ha giocato le prime giornate. Quando ha dovuto inserire i presunti titolari, perché Ingrosso è arrivato per fare il titolare, Iannes anche, Rizzo è stato inseguito fino all'ultimo giorno per fare evidentemente il titolare, le cose si sono complicate. Vado da Totò, perché lui ha detto in una scorsa trasmissione Abruzzo del Pallone Live: se avesse 5-6 giocatori in meno Auteri, per il Pescara sarebbe meglio. Sì, perché hai detto questo, se puoi andare in linea su questo discorso? No, ma proprio per quello che stavi ripetendo tu, vuol dire, secondo me uno dei problemi è proprio questo, cioè di questa possibilità di cambiare, di avere, se non riesci a gestire poi fai queste cose qui, che devi accontentare, pensi di dover far riposare un giocatore piuttosto che un altro, che non ha senso in questo momento della stagione. Non ha senso. Però Auteri è un tecnico navigato, non è che deve accontentarsi, sarebbe un errore se pensasse così. No, secondo me non vuole accontentare, lui pensa che questa gestione sia costruttiva, secondo me, e invece è sbagliata, secondo me, non è che lui vuole accontentare. Quello che dice Totò, con il quale sono d'accordo, è preoccupante per il futuro, se lui deve stare lì col bilancino, faccio giocare mezz'ora a questo, una partita a quest'altro, e non riesce a trovare un'identità, a trasmettere un'identità, c'è da guardare il futuro in maniera... questa che lui voglia gestire, però stiamo parlando di un allenatore esperto, forse insieme a Braga è più esperto. A me spiace che non ci sia qua l'amico Francesco, ma io, se voi ricordate,
dissi 11 titolari, 11 riserve, 24 titolari, 3 a questo Bailame, perché li fa giocare mezz'ora uno, mezz'ora l'altro, poi devo far giocare questo, se no l'altro si offende. Non c'è problema di gestione. Non è questo il motivo. Pensa di cambiare perché ritiene opportuno cambiare, ok, ma non perché ha problemi di gestione. Quello non ci credo. Due volte, cinque sostituzioni. Io sono un nostalgico. Espulsione, è andato in porta. Dimmi, per favore. Anche io sono un nostalgico del calcio, quindi a me calette campione di gara, insomma, no, Piloni Montamoce. È sempre stato il mio sogno, ma oggi il calcio è cambiato. Avete visto quando si tolgono le magliette, portano tutti quanti il GPS, oggi monitorizzano addirittura se ha fatto uno scatto in più, uno scatto in meno, se ha corso centrometri in più, centrometri in meno, ci sono i preparatori atletici molto più preparati, cercano di portare tutti alla stessa condizione, purtroppo è peggiorato. Oggi il calcio è peggiorato. È cambiato da qualche imbecille, è cambiato, voglio dire, vogliamo parlare di Max Allegri, questo discorso proprio, manco lo considero, voglio dire, perché il calcio è semplice, è molto semplice, non è quello che stai dicendo tu o che si sono inventati. Io sto parlando di preparazione atletica. Io sto parlando di prestazione atletica, non sto parlando di modulo. Ma lascia che non sia così importante. No, è vero quello che dici, però si gioca una volta alla settimana. Infatti ho premesso. Se uno si adegua delle novità negative, sbaglia. Assolutamente, certo, io ho premesso questo, però il calcio è cambiato. Va bene, adesso entriamo nel vivo di Pescara Modena, qualche notizia dai posticipi? Non ci sono novità, sempre Venezia avanti 1-0 sulla Fiorentina in Serie A. In Serie C da poco si gioca il secondo tempo, Renate 0 Provercelli 2. Preparatevi sul Modena, tra poco. Studiamo. A Montesilvano, Notti d'Oro raddoppia la superficie, aprendo di fronte un nuovo store di oltre 1000 metri dedicato esclusivamente al riposo. Materassi dei migliori brand internazionali quali Dorelan, Simmons, Dorsal, Manifattura Falomo. Inoltre troverete oltre 45 tipologie di letti imbottiti dei migliori produttori italiani quali Bontempi, Noctis, Samoa, Le Comfort e Nicoletti. Nel nuovo store potrete vedere e provare 45 tipologie di materassi, dove sarà impossibile non trovare il materasso più adatto alle vostre esigenze. Notti d'Oro, Corso Umberto I 310, Montesilvano. Da Notti d'Oro conviene. Storia siamo noi. La nostra storia parte da lontano. Promozione e vittorie ci hanno sempre unito, ma anche le sconfitte, dalle quali ci siamo sempre rialzati. La storia siamo noi padri. Questa storia continuiamo a raccontarvela alla radio. Tutte le partite del Pescara in Radio Cronaca con Enrico Rocchi. Rete! Il Pescara raddoppia! Radio California, radio ufficiale Pescara Calcio. California! DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport.
Dal 1970, Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 22:10, entriamo nella parte finale. Allora Andrea, qualche novità, poi volevi chiedere qualcosa agli ospiti, poi sentiamo Tesser tra poco. No, non ci sono novità, sempre Venezia avanti 1-0 e Provercelli avanti sul campo del Renate 2-0. Allora, mi dici, scusami Andrea, le novità intanto sul Pescara, squalificato Cancellotti? Sì, sulla squalificato Cancellotti, rientrano in lista convocati Drudi e Rizzo, è difficile però vederli in campo dal primo minuto, come abbiamo già preannunciato, si va verso il ritorno al 3-4-3, di conseguenza Frascatore, Iannes e Ingrosso giocheranno appunto in difesa, Zappella e Nzita saranno i due esterni di fascia, gli interni Pompetti e Memusciai, verosimilmente in attacco si rivedrà il trio con Clemenza, Dursi e De Marchi e Ferrari pronto a essere un po' il dodicesimo di lusso. Vabbè, vedremo di domani Pescara, perché ovviamente queste sono indicazioni. Sì. Allora, chi vuole fare una domanda? Potrei sentire anche Dino, insomma perché il Pescara ha di fatto il miglior attacco del campionato, però c'è la sensazione che questo non basti, nel senso che per come è stata costruita la squadra e per i gol che prende deve fare anche di più di quello che ha fatto. È il miglior attacco ma non ha mai segnato più di due gol in una singola partita. Come mai? Non ho mai fatto una disamina giusta. Il Pescara ha un buon attacco, certo che se cerchiamo la padula da 20 gol non c'è, ha un buon attacco. Sono dei buoni giocatori perché abbiamo due attaccanti, anzi tre, compreso Rauti. Che Luca sono... però non è d'accordo. No, Luca, adesso no. Non ti rimangiare, perché tu sei onesto intellettualmente, hai detto che era un attaccante. Non ha un bomber. Sta migliorando. Dico, se ci aspettiamo la padula da 25 gol, uno solo, non c'è. Non c'è un bomber. Si dovrebbero dividere i gol tra De Marchi, tra Rauti, che secondo me è un buon giocatore, tra lo stesso Ferrari, che no. Beh, bisontone, ma si sente quando gioca. Però per seguire il tuo discorso di prima, allora Ferrari deve giocare. Seguo il tuo ragionamento di prima. Ecco, io parlo di Ferrari. Ferrari deve giocare, perché se seguiamo, tu hai detto Pompetti deve giocare. Ma lì sta il punto, come dice il dottor Ferrari, deve giocare. Ferrari, parlando di un ragazzo di 20 anni. Posso dire una cosa? L'allenatore. No, io tu stai dicendo che l'allenatore. Sai quanti anni ha Ferrari o no? Sì, ma sto dicendo però che un giocatore deve giocare per prendere la consapevolezza. Dice la parola stessa, un giocatore deve giocare. Semplicemente prima ho usato il nome di Pompetti perché si parlava di Pompetti. Poi ho detto anche Giambò, ho detto anche Chiarella per fermarci alla Pescara. Quindi i giovani stai dicendo? Che
Se una società di Lega Pro non mette in campo almeno 3 o 4 giovani, possibilmente del settore giovanile, è un fallimento. Che non è un fallimento se vinci il campionato, se non lo vinci è una tragedia. Come devo dirlo? In tecnico? Ok, infatti per questo siamo c'entra Ferrari, no, io parlavo del fatto della consapevolezza del giocatore di essere un giocatore. Sì, però Ferrari a mio avviso Riccardo, tra i 7 attaccanti uno Riccardo, che deve giocare. Sono d'accordo con te. Ma se sbaglio una se partita, gioca Ferrari non può giocare De Marchi. Non è vero, perché abbiamo visto invece che infatti la peggiore partita della stagione è stata. Però insieme non possono giocare. No. Lo dice, cioè. Per me no. Però l'ha fatto giocare insieme. Però l'ha fatto giocare insieme. Però no, dovrebbe metterli in condizioni di giocare bene insieme. Cioè, non è che uno deve non essere. Non esiste, Luca. No, perché non esiste? Ma puoi mettere un treno sulla fascia a fare l'esterno? No, non mi capisco. Ferrari è bravo. Non ci deve giocare. Perché poi. Scusa, non facciamo tutti gli allenatori. No, no, no. E la prestazione qual è stata? Scusa. Gli allenatori. No, scusami. Non lo so come. Ma mi costringono a parlare tecnicamente. No, io non ci capisco niente. Tu ti sei fermato ancora che Platini e Gires non possono giocare insieme? Ma chi è? Ma chi te l'ha detto che De Marchi non può giocare con Ferrari? Riccardo. È come quello che diceva che non può giocare Platini e Gires. Riccardo. Ma non è vero. Abbiamo un pubblico giovane, che ne sai di Gires? Posso capire Platini come no? Ha detto che De Marchi e Ferrari possono giocare insieme. De Marchi e Ferrari, se stai devi. Io parlo di me, non sono Auderi. Io farei giocare insieme De Marchi e Ferrari come faceva Mourinho quando stava perdendo, metteva 7 attaccanti, tutti là davanti. Allora tu se stai perdendo una partita 10 minuti alla fine, ovviamente metti gente di peso, gente alta, gente che colpisce di testa, gente che lotta, li fa giocare insieme. Ma partire all'inizio, e io non capisco nulla di calcio, io però non partirei con. Ma dipende dal modo. Allora fai il 4-4-2, potrei credo anche capire. Che la chiave di lettura che ha dato prima Andrea Costantini quando sosteneva che Auteri si è trovato di fronte alla difficoltà maggiore con l'ingresso di tutti i certo, presunti titolari ha scombussolato un po' i suoi piani perché era partito bene, quindi poi si è ritrovato strada facendo questi elementi che no, Enrico non solo, lui la prima partita tra l'altro ha fatto una cosa che a me è piaciuta tanto, cioè quella di utilizzare Chiarello, il certo, ragazzo che credo che sia quello più interessante del. Poi si è infortunato, però anche per quello mi aveva convinto l'inizio, cioè certo, questa capacità comunque di gestire anche i giovani, anche come si era presentato. Il problema, tra l'altro, appunto, Luca, sicuramente non c'hai l'attaccante da 20 gol, ma l'attaccante che c'ha, a parte che in Serie C non ancora li vedo nel girone, attaccante da 20 gol, non l'abbiamo ancora visto, però, e quelli che stanno in testa non li conosciamo sicuramente, però non è quello il problema, abbiamo visto una squadra che gioca il calcio che ci ha fatto vedere all'inizio, De Marchi o Ferrari, perché anche però Ferrari il calcio, e poi può fare giocato quei 10-15 gol che ci servono, insomma, perché questa una squadra propositiva, cioè attaccanti in grado di fare quello. Tra l'altro De Marchi molti, non bisogna parlare di moduli, giusto? Ma siamo costretti a parlare di moduli. Sì. Se andiamo a vedere le squadre che giocano col 3-4-3, ci sono tantissimi gol degli esterni e dei centrocampisti che vanno senza palla. Stanno mancando forse quelli. Andate a vedere l'Atalanta, che è un esempio di però sono arrivati all'inizio. È una problematica maggiore perché Pescara, bene o male, quando siccome una squadra trova, propositiva, sì, dà sempre l'idea di poterlo trovare il gol. Certo. Le carenze forse sono. Certo, tranne domenica scorsa, sabato scorso. Non dalla cintola in su. Grande portiere, però abbiamo. Forse un fenomeno. Dei migliori io portieri. Aggiungerei abbiamo due grandi due portieri. Bravi portieri. Bravi, l'abbiamo detto proprio sabato, due grandi portieri. Ecco, Sorrentino aggiungerei che meriterebbe proprio che se la gioca Sorrentino con Di Giovanni. Andiamo a sentire con età diverse Tesser, e torniamo al discorso prima. Ti piace Tesser come allenatore? Tesser come allenatore ha fatto delle buone cose, forse si dovrebbe un pochino più aggiornare negli ultimi anni, perché ecco, Tesser è uno che ha quel modo di gioco, quando lo cambia lo fa per far contenti gli altri. Beh, ma non lo penso. Un po' come Auteri allora. Ma questo stai dicendo tu, non sto dicendo io. Senza, questo l'hai sempre detto tu, all'inizio della trasmissione, anche a microfoni spenti. Però non lo sto dicendo proprio pubblicamente, la confusione che si è generata è colpa della panchina, non nostra, no? Ma sicuramente, lui è pagato per decidere, no? E Tesser ha gli stessi problemi, d'altronde hanno quasi gli stessi anni,
No, sai che non lo so. Vediamo, adesso controlliamo. Andiamo a sentire il tessere. Andrea, controlla quanti anni ha. La partita è importante. Primo, perché troviamo una squadra di spessore, una squadra estremamente importante. Secondo, perché dobbiamo dare continuità di risultati per tenere una classifica verso positiva. Positiva. Migliorabile sicuramente, ma competitiva. Da star lì. Perché nel calcio dei tre punti devi sempre cercare di vincere le partite, ma snodi no, ancora un po' troppo presto, siamo neanche a un terzo di campionato, quindi partita importante, quello sì, snodo è un po' troppo. Allora, Pescara assieme a noi, alla Reggiana e all'Entella, erano le quattro squadre sulla carta, no, quelle che potevano avere più obiettivi. Questo è sempre carta stampata, è sempre agosto, per la storia, per il passato, sono le tre retrocesse e siamo lì una attaccata all'altra, meno la Reggiana che sta facendo molto bene e ha preso la sua strada. Quindi è una squadra che ha un obiettivo importante, no? E certamente anche per loro domani è una partita non decisiva assolutamente, ma importante sì. È una squadra che gioca un calcio propositivo, hanno cambiato sistema di gioco l'ultima partita, sono passati da un 3-4-3 classico modulo che fa giocare Auteri le sue squadre, passato a un 4-3-3, con la Fermana hanno giocato un 4-3-3, non so domani cosa proporranno. Sicuramente abbiamo la consapevolezza che la qualità tecnica è particolarmente elevata, che è una squadra che gioca in avanti con una mentalità decisamente offensiva, con aggressività importante in mezzo al campo, che la portano anche a rischiare qualcosa in fase difensiva, e quindi questo è quello che mi aspetto dal Pescara. Detto questo di loro, dico sempre che la cosa importante è quello che riusciamo a fare noi. Spero giocare con più tranquillità e serenità, convinzione, nella consapevolezza che dobbiamo sbagliare molto poco sotto l'aspetto tecnico, perché la loro aggressività è tanta e quindi dobbiamo essere bravi tecnicamente a uscire e a fare delle situazioni che pensiamo possono essere importanti nell'economia del nostro gioco, e giocare con quella personalità che questa squadra deve avere, senza paure. Non stare lì a subire l'iniziativa avversaria, con equilibrio, ma cercare di fare noi, se riusciamo, partita. Poi c'è sempre l'avversario davanti, che penso che più o meno potrà dire le stesse cose nostre. Questo era il pensiero dell'allenatore del Modena. Modena che finora ha un po' deluso, la società non è contenta dei risultati e del lavoro di Tesser, una squadra che è stata allestita, hanno investito molto a Modena per questo campionato. Modena, Reggiana, Pescara e Siena sono le squadre che hanno speso di più. Di Tesser, di del Modena, cosa ti preoccupa? Questo fatto di giocarsela a viso aperto oppure altro? Ma guarda, per quanto la nuova proprietà del Modena ha dichiarato ai 420 che vogliono vincere, non solo andare in B, ma vogliono andare anche in A, insomma hanno idee, giusto o sbagliate che siano, ambiziose. Forse non hanno capito che non è che si vince comprando i giocatori, qualcuno prima o poi glieli spiegherà. Per quanto riguarda Tesser, secondo me si trova in un ambiente che non è il suo, è un po' ostile, perché la città di Modena non è come le altre piazze che ha allenato, dove si sentiva un principino. Poi ci mettiamo pure che la nuova proprietà, nelle vesti soprattutto del presidente nuovo o colui che ne fa le veci, è uno che martella e quindi sta andando un po' in bambola. Sinceramente la vittoria di domenica scorsa l'ha salvato Tesser, perché anche con un pareggio sarebbe stato sostituito. In caso di sconfitta potrebbe saltare. Io credo di sì, anche se poi sabato hanno ancora un'altra partita, insomma, non male. Ma ecco, questo mese di ottobre, lo chiedo un po' a tutti, era importante per il Pescara per capire la forza rispetto alle altre squadre. Si è giocata con la Reggiana, si è giocata a Chiavari con l'Entella, domani con il Modena e sabato a Siena. Ecco, dopo questo ciclo si può avere un quadro un po' più chiaro o no, Totò? Non lo so, guarda Enrico, anche perché se andiamo a vedere la partita migliore che ha fatto il Pescara è con la Reggiana, sul piano del gioco e anche della continuità, mentre invece
ha fallito anche, soprattutto sul piano del gioco, ma anche i risultati, l'ultima anche la Fermana, è riuscita a strappare la vittoria, però. Quindi voglio dire, non credo che siano... No, anche per conoscere la forza delle altre squadre. Forse sì, quello sì, sicuramente per capire, anche perché voglio dire, non è che sappiamo tutto delle squadre avversarie, le stiamo conoscendo man mano che le vediamo, voglio dire. E quindi sicuramente i confronti che ci saranno con queste squadre, cioè, saranno indicativi. Fino a sera si sono incontrate tutte le prime della classe. Esattamente, quindi. Esattamente. Ma c'è anche un altro confronto diretto, beh, mi sembra, vero? Domani c'è Reggiana Ancona. Vabbè, ancora un po' la sorpresa, però, in questo momento sta lì. Dicevi lì, ho detto che nessuno nomina mai il Cesena. Cesena, sì, bene. Non so perché nessuno nomina il Cesena. Cesena è una grande squadra e con un paio di ritocchi a gennaio è una difesa forte. Vero? Ha una difesa forte. È una caratteristica, Riccardo, importante per il momento, non diciamo decisivo, ma indicativo. È un momento importante, sicuramente fare una vittoria domani sera è importante, anche perché poi vai su un campo molto difficile e quindi sicuramente rifai due vittorie, una l'abbiamo tirata per i capelli, magari domani sera c'è una bella vittoria convincente, un po' per tutto l'ambiente. Certo che se non vinci domani, guardavo adesso, dando che la Reggiana batte l'Ancona e vai a 7 punti, se pareggi io guardo queste cose, non sono scontati scontati, però è vero, però comunque io la guardo e devi stare attaccato perché non puoi iniziare, abbiamo troppi punti già, sì, non solo due. Credo che su questo abbia ragione Oteri, c'è ancora tanto tempo, certo. Cioè mancano 30 partite, 29. Sì, quindi... sì, però non sei più padrone del tuo destino, non hai una squadra davanti, inizia a venire 3-4, sei immischiato in mezzo a altre persone, cioè non è... Sarà così fino alla fine un po' per tutti? No, perché qualcuno secondo me si non perde. Non c'è la Ternana dello scorso anno? Come? Non c'è la Ternana dello scorso anno? No, che non lo sappiamo, no. Perché la Ternana l'anno scorso in questa stagione non era ancora la Ternana che poi è uscita, giusto? La Ternana aveva una rosa l'anno scorso, che la stessa rosa senza nessun acquisto, quest'anno in B sarebbero salvati. E non era partita bene. La Ternana nella giornata era seconda, se non era. E in più volevo aggiungere che io mi sono rivisto quasi tutta, perché dopo un po' è pesante tutta, mi sono rivisto Grosseto Reggiana per vedere un attimino quanto la Reggiana abbia fatto il fenomeno a Pescara o quale sia la forza della Reggiana. Cioè, voglio dire, potevano anche perdere. Non ha fatto una buona col Grosseto, potevano anche perdere. Dino, con l'Olbia la Reggiana ha vinto all'86esima. Invece a Pescara sembrano dei fenomeni, se voglio dire. È meglio giocare contro queste squadre, almeno sale anche. Se guardiamo quello che è successo sabato, sì, perché una delle ipotesi da prendere in considerazione è che siamo entrati in campo, non dico snobbando, ma non considerando insomma, noi ci il pericolo. Il prossimo, dopo le due partite, con il Modena e a Siena, avremo qualcosa di diverso da valutare, lo speriamo. Bisogna avere delle risposte positive, domani ci vuole una reazione importante con il Modena. Quindi dobbiamo lunedì prossimo? No, fino a lunedì. No, ci rivedremo noi lunedì prossimo. Fino a lunedì restate qui. Andate via. Tanto a casa non ti aspetta nessuno, tranne Leonardo che... Edoardo. Stiamo per chiudere, avevo un'altra curiosità e poi... No, per quanto riguarda il Modena, ecco, è stato convocato Bonfanti, questo attaccante, un grande talento, però è uscito malconcio dall'ultima partita con la Viterbese dove ha segnato, quindi probabilmente non giocherà, torna Ogunseye. Non so se questo secondo i nostri adesso amici... Adesso stai entrando troppo nel... No, perché comunque... Perché comunque non sa nemmeno chi è Bonfanti... No, però Ogunseye è un giocatore che lo scorso anno era al Cittadella, ha giocato in Serie B anche contro il Pescara, è un giocatore strutturato che però ha deluso finora. Se può essere un giocatore di impatto per chi la partita di domani. Che Bonfanti è meglio che non gioca perché uno che si vede la porta fa gol. Invece ti chiedo, la prossima volta che vedrai Auteri, cosa gli dirai come consiglio? Se ci prendiamo un caffè insieme, come abbiamo sempre fatto, noi non parliamo mai di calcio. No, ma che consiglio gli darai? Fai di testa io tua, consiglio. Vai avanti con la tua strada. Cioè, certo. Un sei ipotetico che non mi permette nemmeno di dire. Ma dagli un consiglio, sei l'amico. Consiglio non sulla formazione. Ma io non è che la penso così. Almeno sul modo. Tu hai una bella domanda, no? Ma io rispondo a chiunque mi dovesse chiedere per quel poco di esperienza che posso dare.
Cioè, ognuno deve mantenere sempre le sue idee. Lui è nato per il 3-4-3, deve andare avanti col 3-4-3. No, perché nel momento in cui sei bravo, di vita, ti dicono bravo, nel momento in cui cambi, ti dicono somaro, perché cambiare? Non sono d'accordo, perché guardo, l'ho nominato prima Totò, Max Allegri, che cambia perché capisce di calcio, sa come ottenere il massimo dei suoi uomini. In un momento difficile ha detto: che devo fare adesso? Non devo prendere gol. E la Juve invece tu, Riccardo, se incontri Lautieri, cosa gli consiglieresti? Io gli dico semplicemente che sulle ripartenze siamo un po' lenti, che forse dovrebbe rivedere anche qualche giocatore. Quindi che rallenta un po' il gioco. Come? Entri già nel discorso tecnico. Beh, sono sempre l'allenatore del Lus, quindi posso parlare con un mio pari grado, cioè, di calcio. Ma sono comunque mister di una squadra. Ma quindi... è esonerato lui esatto. Ma la Longobarda, visto che ci vai tu, da come parli, da come hai parlato stasera. Totò, insomma, ci auguriamo di vedere qualcosa di meglio domani sera con Modena. Io spero di sì. Vabbè, anche perché non è vero che c'è un problema di ripartenze, perché le ripartenze ne fa tante il Pescara. Lente però. No, lente, no, ha avuto un sacco di palle gol, ormai le sciupa, voglio dire. Il problema è, resta solo esclusivamente l'equilibrio della squadra, deve crescere. E per crescere deve giocare più o meno sempre la stessa squadra. Questo è il limite che ha questa forma, a mio avviso. Poi non è che posso replicare? Prego. Sono state più le volte però che noi siamo andati in inferiorità numerica noi, che non le squadre con cui noi abbiamo fatto le ripartenze. Parli di ripartenze, come le ripartenze sono un'occasione da gol. No, proprio sulla velocità. Dino, l'ultima cosa che ti chiedo, perché poi ci verrei a trovare prossimamente. Matteassi, ti piace? Matteassi è giovane, ha già fatto un po' di anni che sta facendo il direttore, qualche giocatore buono ha preso e qualcun altro spero che diventi ancora meglio nel corso della stagione. Per il momento niente da dire. Certo, non è che stiamo parlando di un sessantenne che sono 40 anni e fa il direttore, è un ragazzo giovane che conosce la categoria, che perché la conosce, è giocato fino a poco. Allora, esatto, cosa hai da dire sui sessantenni? Sui sessantenni, cosa hai da dire? Me ne posso andare anch'io fra un po'. Lo stesso Lautieri e sessantenne. Esatto. Perché hai detto Lautieri e sessantenne, allora? Che c'entra? Ma da che tu durante la cosa sei andato a vedere se Tessera era più vecchio di... Tessera è più vecchio, sì. Di tre, sì, però l'hai chiesto Andrea Costantini, mica lo sapevo. No, l'ho visto... Il conduttore deve sapere l'età di tutti. Già lo sapevamo. Andrea, domani sera appuntamento alle 20:30? Assolutamente. Come c'è il double, potremmo dire, perché giocheranno sia il Pescara sia il Teramo. Teramo a Grosseto, Pescara contro il Modena, quindi appuntamento delle 20:30 con il nostro Abruzzo del Pallone Live per vivere tutte le emozioni della serata e anche le voci del dopo partita. Grazie Andrea, grazie Riccardo Clinca, Luca Pennese, Dino Zappacorta e Totò Leonardi. Su una vittoria da dedicare all'amico Federico De Carris, almeno sarà contento il nostro Federico. Grazie per averci scelto.